L'avevo preso per mio padre. Figliuoli, figliuoli, non si può stare. Non siamo vigili, si attende un parlatorio. Voi altri di sinistra siete troppo diffidenti. Nel futuro governo, noi democristiani saremo tutt'affatto indipendenti dalla Chiesa. E si capisce, così deve essere. Ai laici le cose dello Stato e ai preti le parrocchie. Oh, se no altrimenti, porca demonio! Dolce cuor del mio Gesù, fai che io t'ami sempre più. Gesù, Giuseppe e Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Vuole una fetta di salame, padre? Oh, è di quello di Forlì, eh? È venerdì, figliuolo. Oh, cosa vuol dire? Questo qui è buono tutta la settimana. Ah, sì, come non detto allora? Ah, intanto lasciami questa carota, che già ne hai due. Per la presidenza del consiglio siamo tutti d'accordo, eh? Erminio Bonafè. Il professore? Sì. Ottima scelta. Ah, è l'unico. Ottima scelta. Al di sopra delle fazioni, dei partiti. E soprattutto è un genio, rispettato in tutto il mondo. Sì, siamo d'accordo anche noi. La saggezza di Bonafè è una garanzia per la formazione di un governo popolare di sinistra. Ma che destra e sinistra? Un governo di uomini liberi e basta. Bravo. Sante Gabriel, ora pro nobis. Sante Raphael, ora pro nobis. Omnes Santi Angeli Arcangeli, ora pro nobis. Lei ha delle responsabilità verso la nazione. Ora pro nobis. Deve rimanere qui tra noi. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Io ho sempre avuto antipatia per le divise. Ora sì. Vada almeno via da Roma. Ora pro nobis. Lei ha una casa a Villalago. Ora pro nobis. In Abruzzo, si nasconda lì. Ora pro nobis. Amici miei, è troppo tempo che vivo qui a Roma. Ora pro nobis. Ho tutto qui, i miei libri. Sante Jacobem. Ora pro nobis. Ma potrebbero arrestarla. E che se ne farebbero proprio di me? Ma cosa fa, professore? Ma dove va, professore? È tardi, fra poco c'è il coprifuoco. Intercedite pro nobis. E fatelo partire per gli Abruzzi. Propizio sesto. Libera nos domine. Abire d'oddio, professor Bonafè. Libera nos domine. No, no, dico il professor Bonafè, qui c'è una telefonata urgente per lui. È già andato via? È andato via adesso. Pronto, sì, dica a me che sono un amico. Cosa? Te lo viene a dire a me, ma lo dica bene ai pompieri. Pronto! Dice che la casa madre brucia. Una retata a casa dal professore. Cosa fai qui? Via, sparire, circolare. Sì. Capito? Circolare. Sì. Ehi, al! Lo sai che è proibito circolare in città con veicoli a due ruote? Sì, ma questo è un triciclo.
Documenti. Arcovazzi, l'abbiamo caricati tutti. Possiamo andare? Sì, sì, vengo subito. Dove abiti? Qui, vicino. Allora fila subito. Fra due minuti c'è il coprifuoco. Via, sparire! Va bene. Ehi, cosa fate lì? Via, via a casa! Su, via! Cara, scusami tanto. Ho fatto tardi. Ma dove abita quello? Perché? Ma lì c'è un casotto. Muoversi, muoversi! L'ammolliti! Mezze seghe! E colpire, colpire! Alt! Sacchi di patate! Dovete farmi sentire l'odio quando colpite il nemico! Così! Porco Giuda, con 8 milioni di baionette proprio a me doveva capitare questa! Cosa c'è da ridere, pregnoni? Il sangue vi faccio sputare oggi! Al percorso di guerra, march! Di corsa! Uno, due, e cantare! Facili, invisibili, arcoli sommergibili, dritto e sicuro, batti sul duro, schianto, scoglie, andar! Qui è un covo di traditori. Qualcuno l'avrà avvertito. La retata era segreta. Sì, ma il pesce più grosso è scappato. Bonafè deve essere portato qui ad ogni costo. Signor sì. Altrimenti qui qualcuno finisce al muro. Vai, sbrigati. Agli ordini, comandante. Parla bene quello là. Ci vada lui in Abruzzo a prenderlo. Malgrado tutto, l'uomo più adatto è sempre lui. Fidato? Ci ha messo 20 anni a imparare quello che sa. Ce ne vorrebbero altri 20 per fargli cambiare idea. Avanti, avanti! Vediamo la sua cartella. Ecco qua, Arcovazzi I. Ha partecipato ai campeggi Dux nel 31, 32 e 33. Nel 34 ha fatto Cremona-Roma a piedi per farsi ricevere dal duce. Ricevuto? No. Dai, dai, senza paura! Nel 37 ha vinto i littoriali di educazione fisica. Nel 39 ha frequentato i corsi di mistica fascista con Bardacci. Primo assoluto. Che ha fatto il 25 luglio? Ospedale di San Giacomo. Imboscato? No, ricoverato. Non voleva togliersi la camicia nera. Corre con me al cerchio di fuoco! Via! Attenzione, attenzione, Arcovazzi prima al comando. Arcovazzi prima al comando. Barbareschi, prendi tu il comando della baracca. Signor sì, ma sta bruciando. Camerata! E 3 giri del cortile di corsa. Marsch! E lasciamolo bruciare. Ma sta Arcovazzi, perché deve essere sempre così carogna? E non lo sai, si è messo in testa di diventare federale. Avete del fuoco sulla testa. Fuoco? Percorso di guerra. Tu comandavi la retata di giovedì. Signor sì. C'era l'ordine di non lasciar scappare nessuno. Signor sì. E invece è scappato il pesce più grosso. Bonafè, il capo Sabaudo Badogliano, il futuro presidente democratico. Deficiente. Signor sì. Partirai e subito per Villalago negli Abruzzi. Questa è la strada. Hai 48 ore di tempo per ripresentarti col prigioniero. Signor sì. Siete voi che volete diventare federale, vero? Signor sì. Bene. Se porterete a termine questa missione, avrete buone speranze. Grazie. Vai pure. Beh, che c'è ancora? Ma veramente, io questo Bonafè non l'ho mai visto, non lo conosco. Ma se lo conosce tutta l'Italia. O ti vengo ancora. Che c'è? Lo conosci? Signor no. Eh,
giorni senza mangiare. Ma a Roma il fieno per le bestie lo tenete? Fieno no, ma bestie molte. Tu a Roma non ti trovavi bene? Non avevi il tuo impiego? Te l'ho già detto, zia Enrica. A Roma non potevo rimanere. Mi cercano, ma sono cose che tu non puoi capire. Se ti cercano vuol dire che hanno bisogno di te. Tu sei troppo modesto. Oppure sei venuto per Rosalba. Per chi? Quella è una brava figliola. Da bambini giocavate sempre insieme. E poi tu l'hai un poco compromessa, Compromessa? Io? Non ti ricordi? Hai ballato 3 volte con lei la festa di San Giuseppe. Oh, ma è tanto tempo fa. Tanto tempo? Poco prima che cominciasse la guerra. Ma zia, l'altra, quella del 14-18. Appunto, la guerra. Enrica! Enrica! Oh, Rosalba! Vieni, vieni! C'è stata una sorpresa, se sapessi! Papà arriva a Lucaro de Fieno, così lei lo piace! No, no, no! Guarda un po' chi è venuto a trovarti! Erminio! Ehi, voi! Cerco Erminio Bonafè! È mio nipote! Deve essere salito in casa. Era qui un momento fa. Comoda, comoda, niente inchini. Ci sono altre stanze? Caro signore, no. Noi siamo povera gente di paese. Che ci vuoi fare? Nascondevi lì e io non ti riuscivo mai a trovare. Questa volta ci sei riuscita subito. Professor Bonafè, ho l'onore di portarvi a Roma. Bravo, giovanotto. Te l'avevo detto, tu sei troppo modesto. A Roma hanno bisogno di te. Un momento, aspetta. Gliela faccia mettere appena fa buio, perché lui soffre l'umido. Su con la vita, nonnetta. Grazie. A vostro nipote ci penso io. Beh, che vuole quella gente lì? Cosa significa? Che i miei amici paesani mi sono affezionati e non mi lasceranno arrestare. L'eroe, affrontare una folla inferocita. Ma si fermi. Ehi, ma qui non è il professore. Ma guarda un po' che se diceva, ma purista si è messo con i fascisti. Sasso! Senta, amico, lei conosce il mio nome, ma io il suo no. Cos'è, un segreto militare? Fuga! Ehi! Insomma, lei come si chiama? Lei chi? La mia ragazza? Ma no, lei! Ah, io! Voi allora!
Sono 10 anni che in Italia usiamo il boi e ancora non lo sapete? Buca con acqua. Mi chiamo Primo Arcovazzi, sono nato a Cremona nel mese di luglio, il mese in cui è nato Mussolini. Io invece non ho avuto questo onore, sono nato in maggio. Ah, il mese degli asini. Senta Arcovazzi, si fermi. Buca con fango. Parliamo un po', e non da nemici. Silenzio, io non parlo con i prigionieri di guerra. Ascolti, ragioniamo. Rapidi ed invisibili, partono i sommergibili, fuori i motori, tassalitori, contro l'immensità. Buca! Arrendiamoci. Finché un colpo in canna non mollo. E dopo? La faranno fuori? No. Ci faranno fuori. A me no. Sono degli amici. Sono dalla parte mia quelli. Fuori. Fuori. Ma che fa? Su. Non sparate! Non sparate! Sono Bonafè! Sono il professor Bonafè! Non mi hanno riconosciuto. Porca vacca, potessi almeno arrivare alla motocicletta. Su, venite. Su. Paura, eh? Dov'è il vostro sprezzo del pericolo? Voi siete bravi a fare le parate, a saltare nei cerchi di fuoco, ma quando c'è da... Avete detto cerchi di fuoco? Grazie, professore. Fuori! Su, muovetevi! Beh, cosa c'è? Sono un prigioniero di guerra e ho diritto a una sosta per mangiare. No, niente mangiare. Mangeremo a Roma. Ma io ho fame ora. Mi appello alla Convenzione di Ginevra. Eh? A che cosa? Ginevra. Mai sentito? Beh, ho studiato anch'io, sapete. Ginevra, cittadina svizzera, sede della Società delle Nazioni, dove un consesso demoplutocratico decretò le inique sanzioni contro l'Italia che aspirava al suo posto al sole. Congratulazioni. Grazie. Chi le ha insegnato queste belle cose? Arcangelo Bardacci, poeta, combattente, ardito, fiumano e sansepolcrista. Ha scritto la più bella poesia dell'era fascista. La volete sentire? No, preferisco mangiare adesso. E allora si riparte subito. Un momento, un momento. Questo non me lo può rifiutare. Va bene, andiamo. Thank you.
E la prossima volta, se tentate ancora uno scherzo simile, mi ero più in basso, eh? Ed ora caschi il mondo, non ci si ferma più fino a Roma. Paura? No. Che hai fatto? Sabotaggio! Hai capito? Sabotaggio! Ai. Io volevo un passaggio. Che andate verso Roma? Andavamo, ma poi sei venuta tu, piccola, tu che... Guarda che io mi chiamo Lisa. Ma per me tu sei tu che, la dea greca della fortuna. Allora mi ci porti a Roma? Ma purtroppo non comando io. Devi chiederlo a quel signore che, se non erro, deve essere da quelle parti. Che, ti sei perso gli occhiali? Eh già. Ce l'ho io qualcosa che fa per te. Ma dove l'ho messo? Ma... Ecco, con questo ci vedrai meglio. Sai, è tedesco. Ci si vede un passirotto a un chilometro. Ah. Ah. 150 lire. Beh, ancora lì tu? E non strilla. Senti. Che, mi ci porti a Roma? In Germania ti mando io, disgraziata. Potrei sedermi qui. Ma insomma, te ne vuoi andare via? Ti vuoi andare via? Questo è un veicolo militare, quello è un prigioniero di guerra, va? Ma la vuoi capire che la guerra continua? Avrei anche questi. Vedi se ti stanno bene. Sembrano fatti proprio per te. Ah, bene, bene. 150 lire. Grazie. Ah. Ciao. Incredibile, Arcovazzi. Quella ragazza ha un vero emporio con sé. Mi ha trovato degli occhiali che mi vanno benissimo. Ci vedo come prima. Anzi, meglio. Lo credo bene. Sono i vostri. Ah. Ehi, voi, invece di guardare il panorama, potreste darmi una mano, no? No, no. Ginevra è chiarissima su questo punto. Un prigioniero di guerra ha diritto a non collaborare. A lei, che è un entusiasta della cultura fisica, potrà interessare questo canto. A un vincitore nel pallone. Che roba è? Di gloria il viso e la gioconda voce, garzon ben nato apprendi. Ma chi ha scritto queste fesserie? Leopardi. Mai sentito nominare? Chi, il Gobetto? I poeti non si giudicano dal loro fisico. Preferisco Arcangelo Bardacci. Ah. Quello sì che è un poeta. E poi perlomeno non è gobbo. Ah. Chi? Cosa chi? È il titolo. Chi? Ah.
Chi, sfidando la mitraglia, nel fragore della battaglia, all'assalto ci conduce? Ennio Duce. Chi, tra labari e bandiere, guida le camicie nere al trionfo del partito? È Benito. Chi, sprezzando Francia Albione, col germanico e il nippone, marcia verso alti destini? Mussolini. Ah. Ma quelli sono tedeschi. Ma sì, sono tedeschi. Ecco chi mi aiuterà ad aggiustare la motocicletta. Voi conoscete la loro perfetta preparazione tecnica. Conosco anche altre loro attitudini e mi fanno paura. Vi proibisco di parlare così dei nostri valorosi camerati. Ehi là! Ascolti, Arcovazzi. Li lasci stare, la storia ci insegna che sono sempre stati i nostri naturali nemici, a cominciare da Attila. Hey, was los? Mein Motorzykletten kaputt. Du, komm mit, schnell. Komm mal. Ja. Ja. Hey. Hai visto come funziona il Roberto? Li conosce? No, il Roberto. Roma, Berlino, Tokyo. L'asse. Dankeschön, tante grazie. Im Namen des Führers wird das Kad beschlagnahmt. Verstanden? Tante grazie, molto gentile. Avete sentito? Ha ordinato di provarmela. No, le ha ordinato di requisirla. Come? Sì, in nome del Führer. Ma no, non è possibile. Beh, no, un momento. La motocicletta è mia. Non potete requisirmela. Lo, è mia. Motocicletta. Ascoltate, per favore. Non è possibile. Fermi. Lasciatemi andare, sacchi. Ma fermi. Ma cosa fate? Professore, le dispiacerebbe prestarmi quel suo libretto? Ho piacere che lei non si abbatta e approfitti di tale momento per istruirsi. Grazie. Ecco. Ah sì, carta pregiata, finissima, di prima della guerra. Edizioni di lusso, come non se ne fanno più. Ma che ha fatto? Mi ha staccato il passero solitario. Il poeta ci ha messo 2 settimane a comporlo e lei se lo vuol fumare in un minuto. Ad Angelo Mai. A chi? Angelo Mai, è un canto. In fin dei conti è un'opera minore. Comando per il battaglione! Anche! Könnt ihr nicht schneller machen? Hallo, hallo, Flughafenzentrale, melden, melden, hallo, Flugzentrale, Flughafenzentrale, hallo, hallo, Flughafenzentrale, hallo, hallo, Flughafenzentrale. Noch keine Antwort vom Flugplatz. Melden. Leitung ist kaputt durch den heutigen Bombenangriff. Versuchen Sie weiter. Hallo, hallo, Regimentskommando, bitte melden. Hallo, 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 hier Kommando, drittes Bataillon. Ecco la ricevuta per il mezzo requisito. Ma, signor tenente, la motocicletta serve per una missione di guerra. Non ho parole di più, camarada italiano. La questione è chiusa. Auf Wiedersehen. Ehi, voi, piedi. Su, in piedi, andiamo. Un momento, prego. Lei chi è? No, questo è mio. Questo è mio prigioniero. Ho l'ordine di tradurlo a Roma. Non parlo con lei. Il suo nome, prego. Was sagt er? Parlate più forte, scandite bene il vostro nome davanti ai camerati germanici. Bonafè. Erminio Bonafè. Bonafè? Professor Erminio Bonafè? Qual onore? Permette? Tenente Rudolf Bauer. Ma come, lo conoscete? E chi non conosce il nome di uno dei più grandi pensatori del nostro tempo?
La nostra organizzazione culturale e soprattutto la Gestapo si interessano moltissimo a lei. È un vero peccato che il suo ultimo libro in favore degli ebrei sia tanto dispiaciuto al nostro Führer. No. Sono costretto a chiederle di rimanere ancora un po' nostro ospite, mein lieber Professor. Franz, vieni gefangen ab! Vai mit dir! Ma questo prigioniero è mio, non potete portarmelo via. Se vuole, le preparo un altro, ricevuta. Signor tenente, prima devo dirvi una cosa. Io ho letto il libro del professore in difesa degli ebrei e l'ho trovato bellissimo. Mi è piaciuto moltissimo e condivido pienamente, capito? Le mie idee coincidono perfettamente con quelle del professor Bonafè. E non spingere, porco mondo. Piuttosto fame, c'è da mangiare. Was? Ma mangiare, mangiare. Ah, mangiare, mangiare. Nichts mangiare. Ehi, hey, Doi, è la convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, dove la mettiamo, eh? Arcovazzi, non sapevo che lei avesse letto il mio libro. Eppure in Italia è introvabile. Bravo! Ma chi se ne frega del vostro libro? Non l'ho mai letto, né mai lo leggerò. Io so soltanto che devo portarvi a Roma. E lo farò a qualsiasi costo. Anche a costo di evadere. Come? Vuole abbandonare i suoi camerati germanici? Qual è il dovere di un prigioniero? Scappare, no? E noi scapperemo. Ah, no, io non scappo. Io sono prigioniero suo. È lei che è prigioniero dei tedeschi. Ma insomma, volete farvi deportare in Germania? Voi non sapete cosa vi può capitare. Cosa vuole che mi capiti nelle mani dei valorosi camerati tedeschi? Rapidi ed invisibili, partono i sommergibili, dritti sicuro, parti sicuro, no, andare. Giusto, Reimano, di schinale di stia! Cosa ha detto? Dice che se ci si prova un'altra volta, spara. Io comunque, il sistema per fuggire di qui, ce l'avrei. Ah sì? E qual è? Ma è troppo rumoroso. E ci vuole l'occasione. Buonanotte. Buonanotte. C'è un bombardamento. Gli avevo detto che avevo il modo di fuggire di qui. E adesso c'è anche l'occasione. Ehi, rompa la matita e trituri bene la mina. E perché? Chimica elementare. Il salnitro unito al carbonio diventa un discreto esplosivo. Serve a qualcosa. E ora andiamo. Momento! Come crede di uscire di qui? Ceda di nuovo il posto all'intelligenza. Alba! Alba! Maledetti, ce l'hanno fregata. Che facciamo? Corriamo!
Dove? Vieni là, Coria! Il cappello! Bitcoin! Alle Leute, der Flakbatterie! Hier, alle da! Wir sind geschützt! Ja! Ihr beiden kommt mit mir! Hell, los! Vergiss! Spara, spara! Ma io non conosco questa mitragliera! Osteria, devo aver colpito il comando! Wohin ihr wollt? Ich begleite den gefangenen Kommando. Ihr bleibt hier, holt Wasser zum Feuerlöschen, vor, was schnell. Jawohl, bei uns so langweilig, Mensch, bist du ungeschickt, verschützt ja alles. Nimm doch nicht Wasser! Nimm doch nicht die. Nehmt ihr den Benzinkanister! Beeilt euch! Weitergeben! Ma questa è Samossa! Via, via! Nehmt die Benzinkanister, schneller! Reicht die schneller herum! Weitergeben! Ja, das kommt davon! Ja. Los! Die andere hat auch! Das gemacht! Haben Sie Freiwillige für den Flugplatz? Ja, einen. Dem. Hier. No, los. Ja, no, Moment. Moment. Mensch. Ruhe. Ruhe. Professore. Ach, bitte nicht. Professore, entrate in là. Ja, schlecht, mir da stehen. Professore, vi ordino di entrare. Affan. Ma non lo lasciate. Deve venire con me. Mangiare! Presto! Mangiare! Niente paura, bambina! Mangiare! Scusate, ma ancora non è cotta. Via! Coprire tutte le fosse! Ma io ho una missione importante da compiere! Prima missione importante, coprire tutte le fosse! So io che fossa vorrei coprire! Le tenete le caprette in Germania? No! Grandi capretti! Ah, sì! In Germania! Ah. Vomagna. Certo. Ma prepariamo, eh? Accomodatevi. Andiamo. Che c'è? Che succede? Così, accomodatevi. Adesso prepariamo, eh? Prepariamo a buona, eh? Sì. È subito pronto, sa? Oi, avanti, Lucarci! Lucarci, sprigda! Papà, Lucane! Lucane, papà! Dai! Vieni, sprigda, papà! Che te lo dico? Cosa fa? Ma è pericoloso. E se chiami i compagni tuoi ti accidiamo. Se non fai tornare lo figlio mio che è prigioniero in Germania, io t'ammazzo. Beh, un momento, qui c'è un equivoco. Io non sono tedesco, porto la loro divisa, ma sono italiano. Non sentite come parlo bene l'italiano? E che c'entra? Se avrei studiato parlerei pure io in italiano. Spara, papà!
Lo figlio mio, fa tornare lo figlio mio. Si chiama Andrea Caporuso. Ma io non c'è. Guarda, papà! Così giovane, parlo. Tata! Tienne, menun, guienne. Chi è che volete buttare nel pozzo? Allora sei abruzzese, dimmi le prime, che scimmie. Ma se ve l'ho detto 100 volte che non sono tedesco. Ma perché dicevi essere italiano? Beh, è una lunga storia, ma adesso voglio mangiare. Ah, sei italiano e tu vuoi mangiare la roba nostra? La roba del mio mangatone! Che si fa? Che il tedesco ci ha portato via tutta casa, no? Sento, aspettate. Noi siamo della povera gente. Hai detto bene, nonno? Dai la roba, sì. Carogna per appunto. E anche là. Mezzogiorno. Oh, finalmente si mangia. Andare a mangiare. Lavorerò quando sarà finito questo casotto, no? Oh. E per la ricevuta rivolgetevi al mio comando. Spaventavi soltanto gli uccelli. Vuol dire che adesso spaventerei anche i cristiani. Ci ritroviamo, professore. Così di polli ne ho presi 2. Andiamo, via. Ma cosa fate, professore? Ricci. Ma quella non è la ragazza degli occhiali?
Ah, sei tu, eh? Lascia stare. E possono accidere. Cosa fai tu qui? Quelle che facevate voi. Sono cose che... I contadini, scappiamo, via. Stai fermo, maledetto. Professore, ammazzate quel pollo. No, io sono un uomo di studio. È lei che ama la guerra, quindi continui il suo combattimento col pollo e vinca il migliore. Vieni qua, tu. Lasciatemi stare! Arcovazzi, stai. Ti vergogni? È una bambina. Ma cosa avete capito? Avanti, ammazzala tu. Metà me la mangio io, però, eh? Profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante. Scusate. Io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni. E la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ah, no, 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 questo è l'infinito. Questo non lo strapperò mai. Grazie. Ah, sono anche lei, eh? Bravo, primo. Sarà forse l'influenza del leopardi o questa cena davanti al fuoco, ma sa che lei sta facendo dei progressi? E perché? Mi ha dato del lei. Io? Come no? Mi ha detto a sonno anche lei. Ma cosa avete capito? Io mai, dico mai, potrei commettere un errore simile. Chiaro? Ho detto lei, la ladra. Ah, tu che? Senta, Arcovazzi, ma perché urla sempre in questo modo? Non ha idea come questo suo tono di voce riesca a infastidire. Per la potenza della voce c'è il segreto del comando, ricordatevelo. Quando per essere obbediti c'è bisogno di gridare, vuol dire che non si è abbastanza forti. In un paese democratico... Demo plutocratico. Non dica sempre frasi fatte. Pensi qualche volta con la sua testa. Cerchi di essere libero. Avanti, sentiamo un po'. Secondo voi, cos'è la libertà? La libertà... venire da me, che sono, mettiamo, capo del governo, aprire la porta e dire Bonafè è un fetente. Lei può fare questo adesso? Ma certo, vado da Mussolini, apro la porta e gli dico Bonafè è un fetente. No, scherzi a parte, che cos'è secondo voi questa famosa democrazia? Se un individuo ha fame, il dittatore gli dà del pane e formaggio, mentre un democratico gli dà dei soldi perché si compri quello che vuole. Pane, salame, un libro, una cravatta, insomma, è libero. E se non c'è niente da comprare? O se tu non hai soldi, che fai? Non lo so. Lo so io. Rubi. Sta zitta tu, ladra e sfruttatrice. Forse non è colpa sua. E di chi è la colpa? Mia? Anche. Allora sapete cosa vi dico? La vostra libertà non mi piace. Come può piacerle una cosa che non ha mai provato? Ah, secondo voi non conosco la libertà? E allora che cosa sono? Uno schiavo? Beh, adesso basta, eh? Ho detto basta! Qui c'è un solo uomo libero e sono io. E voi? Voi siete solo il mio prigioniero. Bene. Beh, dormiamoci sopra, eh? Dormiamoci sopra, eh? Così mentre io dormo, voi ve la filate. No, professore, vi sbagliate. Io veglio. Veglio.
Professore, sveglia, sveglia, eh? Professore. Su, su, facciamo presto che è tardi. Dai. Ma Arcovazzi, è la sua divisa. Eh? Cosa c'è da dire sulla mia divisa? Non vi piace? Eh? Maledetta ladra! È stata lei la sabotatrice! Brava piccola Tuke, questa volta mi hai risparmiato. Se la prendo la metto al muro, parola d'onore. Eh no, questi stivali me li metto io. Come, perché? Beh, non vorrete circolare con degli stivali nazisti, eh? Uno e uno, due. Su, su, presto, muoviamoci. Abbiamo perso fin troppo tempo. Dobbiamo riprendere la nostra marcia verso Roma. Così lei finalmente arriverà nudo alla meta. Luca? Ma non possiamo prendere una strada più praticabile? Le strade più praticabili sono anche le più pericolose. Perché questa macchina è rubata. Prego, requisita. Luca? Ma si romperanno le sospensioni. Mi fate ridere, le sospensioni. Ci romperemo prima la schiena. Queste sono macchine tedesche, indistruttibili. Perfette. Oh, sì. Fiume. Non c'è che tornare indietro. Caro professore, queste macchine, oltre che marciare su strada, sono anche anfibie. Ciò significa che possono galleggiare sull'acqua. Chiaro? Il Roberto? Rapidi ed invisibili, partono i sommergibili, dritto e sicuro, batte il siluro, volge il mare. E così anche noi abbiamo il nostro Acheronte che ci separa dall'inferno di Roma. Ma non vedo nessun caron demonio disposto a traghettarci. Ma che cavolo state dicendo? Non riusciremo mai a passare dall'altra parte, tanto più che io non so nuotare. Gli ostacoli non ci spaventano, si abbattono. E allora abbatta il fiume. Mi ha detto che è nato a Cremona. Io sono di Azzanello. Mio padre fa il fabbro, come il padre di Mussolini. Salute. Grazie. E la ragazza? Ce l'ha? Certo che ce l'ho. Ah. Non ci vediamo da 4 anni. Ci scriviamo ogni tanto delle cartoline. Ma perché mi fate queste domande? Perché non ci torna a vederla? Io me ne vado a Villalago a curarmi il raffreddore e tutti e due aspetteremo a casa che finisca la guerra. Non può durare molto ormai. Professore, in piedi. In piedi! Io conosco una sola cosa, il mio dovere. Mi hanno ordinato di portarvi a Roma e lo farò, capito? Beh, cosa c'è da guardare? Sì, lo so, sono ridicolo in mutande. Vorrei vedere voi al mio posto. Io la trovo più ridicolo in divisa. Donna Eleonora! Professore! Professore! Professore, dove andate? Fermatevi! Vi ordino di fermarvi! Carissimo Bonoffi, come sono contenta di vederla. Anche lei ama la campagna, vedo, eh? Sì, più o meno. Conosce Angelo Maria, il mio secondogenito? Sì, sì. Ormai non ho che lui. E Federico? È in Russia. Non è ancora tornato.
Il signor Arcovazzi, la marchesa Eleonora Castaldi di Archipiano. Approfitto di queste bellissime giornate di primavera per uscire un po', per prendere delle fragole. Io adoro le fragole. Peccato non si trovi la panna. Dov'è che ci siamo visti l'ultima volta? Ah, sì, a Torino, per quella sua meravigliosa conferenza. Su Proust, vero? E mio marito invece le portava più lunghe. L'ultima volta che sentimo quei nomi, Prusca. No! Venite, venite! Che ne scuccio le patate! Preste, preste! I miei coloni, oggi i miei padroni, ci tengono così, come si dice, per carità. O forse per umiliarci. Ma che devo fare? Non ho più niente, caro amico. Più niente. Che tristezza parlare di queste cose, non trova? Proprio oggi che è primavera. La dolce stagione delle fragole. Prenda. No. Sì, sì. Dirò al colono che non ne ho trovate. Le prenda come ringraziamento per quel giorno a Torino con Proust. Addio. Chi è questo Proust? Un amico, morto anche lui. Le fragole aspettano a me. Perché? Voi avete dormito? Io ho diritto di mangiare, no? Ma Ginevra? Me ne frego di Ginevra. Che fanno? Ma scacciano! Ma sono diventati matti! Ehi! Ma cosa fanno? Ma non lo vedete? Sono in ritardo! Fermi! 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 Ma come? Non è scoppiata? Questa non è una bomba, è un serbatoio supplementare di benzina. Quando sono vuoti, i bombardieri se ne disfano. Ah, è vuota. Mulinello. Nessuno lassù! E qui! C'è nessuno? Ma in alto! E non vi muovete! Vi abbiamo seguiti! Venite dal fiume, carogne! Siete due sporchi paracadutisti americani! Venite qui a far saltare la sede del fascio! Ehi, dico porco Giuda, ma che scherzi sono questi? Fermo! Fermo! E pianta la lattante! Sono Primo Arcovazzi, graduato dalla milizia, in missione speciale per il partito. Porto questo prigioniero a Roma. In mutande, eh? Sono cose che non ti riguardano, fesso! Calma, calma. Vi assicuro che il signore, malgrado le mutande, è un pezzo grosso del partito. Anzi, ha buone speranze di diventare federale. E se poi fosse vero che... io direi che... Quando furono fondati i fasci italiani di combattimento? 23 marzo 1919. E la milizia volontaria per la sicurezza nazionale? 1 febbraio 1923. Per questo mi chiamo Primo. Quali sono i motivi che ci danno la certezza dell'immancabile vittoria? Primo, combattiamo per una giusta causa. Secondo, abbiamo armi e volontà. Quando fu emanata la Carta del Lavoro? La Carta del Lavoro. La Carta del Lavoro, documento fondamentale della rivoluzione fascista, fu emanata... Quando? Fu emanata... 21 aprile 1927. Il 21 aprile 1927. Può bastare, Filiberto. Bene, camerata. Siamo a tua disposizione. Oh, oh. Asilo infantile.
Lo sai che la stretta di mano è stata abolita da Starace il 23 giugno 1938? Ehi, ma cosa fate? Il tandem, lasciatelo! E lasciatecelo! Ma il tandem è del partito! E il partito sono io, via, andatevene! Presto, professore, salite! Ma io non ci sono mai andato! E ci provate ora, andiamo! Vabbè. Vincere! Vinceremo! Pedalare, pedalare, entro stasera faremo tappa a Rocca Sabina. C'è un'altra casa del fascio? No, a Rocca Sabina c'è la casa di Arcangelo Bardacci, il mio maestro. Ci ospiterà lui. Arace! Salute! Si vede che non siete fatto per la vita all'aperto. Voi amate la vita comoda, eh? No, invece questa vita all'aperto comincia a piacermi. Piuttosto il suo mal di pancia come va? Resisto! Professore, dove siete? Arace! Sono qui! Parlate, parlate! Dovete parlare! Che voto aveva in ginnastica? 9! Lo sapevo. Cosa avete detto? Parlate! Dovete sempre parlare! Vede, quando andavo a scuola io, mi insegnavano che un 8 in latino valeva di più che arrampicarsi bene sulla pertica. Grave errore. Negli anni che seguirono, per conquistare un buon posto al governo, ci volle per prima cosa la salita alla pertica. L'Italia non fu più maestra delle arti, ma soprattutto maestra di ginnastica. Professore, perché non avete parlato? Ho parlato fino adesso, e a voce alta. Io non ho sentito, non ho sentito niente. La guerra è una parentesi bestiale. E solo quando è finita ci si accorge della sua inutilità. Se si perde, ma quando si vince? Le guerre le perdono tutti. Andare nella parte giusta? Sicurissimo, ancora una decina di chilometri e arriviamo al paese. Ehi, tu. Dici a me? Sì, sai dov'è? No, guarda, io non so niente. Ma se ancora non ti ho chiesto niente. E io neppure ti ho ancora detto niente. Senti, quel paese laggiù è Rocca Sabina. Quale? Quello là, no? Perché? C'è un paese? Ma come, tu non vieni di là, scusa? Chi? Io? Ma sì. Ma da dove vieni tu? Ah, sì, da un paese, mi pare. Rocca Sabina? Tu che dici? Ma come che dico? E se te lo chiedo vuol dire che non lo so, no? E neppure io so niente. Boh, ma se lo dici tu, va bene, va bene. Ehi, ma Arcangelo Bardacci, lo conosci? Chi, il poeta? No, non lo conosco, non so niente, io non conosco nessuno. Aspetta, da questa parte dove si va? A saperlo. Ma allora sei proprio deficiente. Deficiente a chi? A te. Ah. Beh, basta spiegarsi. Ehi, ma dove vai? Dove vado? Vado là! Laggiù! Anzi, da qua vado! Ma che ne so, che vi importa voi? Ma che me volete guaiare proprio a me? Me volete guaiare? Io non so niente! E la strada mi perde!
Amici. Chi cercate? Il camerato Arcangelo Bardacci. È morto. Morto? Troveremo da dormire in qualche altro posto. No, io prima devo sapere. Ma come, non è possibile? Il mio maestro. Che volete ancora? Sono Rita, la nipote di Bardacci. Che cosa volete? No, niente. Io sono Primo Arcovazzi, graduato dalla milizia. Ero molto amico di Bardacci. Abbiamo fatto insieme la scuola di mistica fascista. E siccome dovevo andare a Roma, missione speciale di guerra, così avevo pensato di portargli il mio saluto e se era possibile farmi ospitare per una notte. Ma, per carità. Per me va bene, ma non so mia zia... Sì, capisco. È certo che siamo molto stanchi. E raffreddati. Va bene? Grazie. E questo è tutto quello che mi è rimasto del povero Arcangelo. È terribile. Ancora non posso crederci. Lui che mi ha insegnato tutto, che mi ha forgiato. Ma com'è stato possibile, signora Matilde? L'Albania. Arcangelo era volontario. Un giorno si è alzato in volo. Puff, non è più tornato. Scomparso nei cieli di Albania. Se avesse potuto scegliere, è questa la fine che avrebbe voluto. Camerata Bardacci, presente. Ma che succede, Bardacci? Questa luce va e viene, fa sempre così da un po' di tempo. È pronto? Niente di speciale, è quello che c'era a casa. Un po' di fagioli. Mi dispiace, non abbiamo altro. Fagioli? Sono la mia passione. Mi siedo qui, signora? Sì, prego. Grazie. Io mi sono già servito, eh? Ha fatto bene. Grazie. Grazie, signorina. A Cremoni i fagioli li fanno con le cutiche. Con le cutiche. Mia madre mi li faceva sempre. Ora c'è la guerra, i maiali non se ne trovano. Io trovo invece che con questa guerra i maiali sono cresciuti di numero. Prego. Grazie. Scotta. Non abbiamo neanche frutta. Forse posso trovare ancora delle noci. Oh no, grazie, non importa. Io mi mangio ancora un po' di fagioli. Cos'è questo ballabile? Un fast rock? No, è un tango. Chissà da quanto tempo non ballate più, eh? Da quando sono nato, io non so ballare. Una lacuna nella sua istruzione, caro Arcovazzi. Io credo di ricordarmi ancora qualche passo. E se permette... Ah sì, grazie. Ah, no, non posso. Il mio povero Arcangelo lassù. Ah, giusto. Per questo Dio non devi piangere. Attendi solo il mio ritorno, poi vedrai che un lieto giorno tutto a noi sorriderà. Dimmi che tu sperando attenderai. Io pregherò la Madonnina che per te, mia bella Iuna, mi sorridono per te. Un ballo breve, ma bello. Vi do un po' di nocille, un liquorino che facciamo a casa. Per le grandi occasioni. No. Prima il ballo, adesso il liquorino. Mi pare che esageriamo, perbacco. Perché? Che cosa ho fatto? Un po' di rispetto per la memoria di Arcangelo Bardacci, che sta lassù. A quest'ora vuoi farmi morire di fame? Shh, non potevo. C'è gente in casa. C'è gente? E chi è? Chi è? Chi c'è? Stai calmo. Un borghese e un graduato della milizia. Milizia? E cercano me? Cercavano te. Ma tu sei scomparso.
nei cieli di Albania. Nei cieli d'Albania. Alzato in volo e... paf, non più tornato. Bene, ecco, l'importante è sostenere sempre la stessa versione. E ci hanno creduto? Pare di sì. E chi era quel graduato? Arcovazzi. Arcovazzi! Proprio lui. Quella testa di marmo di Carrara. Fra tutti i miei allievi, il più fanatico. Se sa che sono qui, sono fregato. Ci penso io. Matilde. Stanotte voglio comporre. Portami delle candele. Questa luce c'è, non c'è? Più tardi, quando tutti dormono. La branda c'è. Professore, voi dormite qui. Eh? Ma io... Professore? Siete voi? E dove andate? Portavo queste candele. A chi? Come a chi? A voi? A me? Allora, va bene, entrate. E questa? Già, è vero. Ma allora non siete venute soltanto per le candele. È che sono un po' via di testa. Sapete com'è? Il dolore, le preoccupazioni, la guerra. Capisco. Ma insomma. A casa da mandare avanti adesso che non c'è più lui. Quando una donna rimane sola, perché è più di un anno che Arcangelo è lassù. Un anno. 365 giorni. E 365 notti. Già. Matilde. Oh, no. No, 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 no. Che cosa fate? No, vi prego, Matilde. Oh. Matilde. Professore Erminio Bonafè. E lei? Lei è l'ardito Bardacci, sparito lassù nel cielo d'Albania. Non è possibile. Che cosa direbbe Arcangelo? Ma Arcangelo, lasciamolo tra gli arcangeli. Oh, ma no. È inutile. È chiuso a chiave. Ma lì dentro c'è quel mascalzone con mia moglie. Con la sua vedova. Eh? Beh, fa lo stesso. Faccia pazzie. Il mascalzone è armato. Non è possibile. E poi non le conviene resuscitare. Meglio sparito nei cieli d'Albania che seppellito nel cimitero di Rocca Sabina, eh? No. Vieni. Non qui! Aspetta! Ecco, ecco, mi sente? Se vuole vendicarsi, ho un mezzo migliore. Io sono un prigioniero politico e quando sarà il momento... Momento? Quale momento? Il momento in cui dovrà rendere conto del suo grande poema Chi sfidando la mitraglia... No, ma adesso ho cambiato genere. Proprio oggi ho scritto una quartina di versi che illustra il mio vero pensiero. Chi? Di nuovo? No, ma con concetti del tutto diversi. Chi? Scacciato l'Allemanno, dalla lotta e dall'affanno, alla pace ci trarrà? Libertà? Sveglia, professore! Buongiorno, primo. Ma fatto fesso. Ma avete fatto fesso tutti. Ma dove andate?
Indelicata. Ehi tu, dov'è? Dove l'hai nascosto? Ma chi? Come chi? Il prigioniero. Sei stata tu a farlo scappare mentre tua zia cercava di distrarmi. Ma no, io non so niente. Come non sai niente? E allora perché sei uscita prima? Cosa sei andata a fare? Sono andata a cercare le cutiche per farvi la zuppa di fagioli. È proprio il momento di pensare alle cutiche. Ma lasciatelo andare, il professore, tanto ormai la guerra è persa. No, è vinta. Noi ne abbiamo la certezza e per vari motivi. Primo, combattiamo per una giusta causa. Secondo, perché... Anche mio zio diceva le stesse cose, poi... Guarda lui, ha preferito vivere un giorno da leone. Voi avete fiducia nello zio? Se vi desse un consiglio, lo seguireste? Ma certo, era la mia guida. Allora andate a trovarlo. Sì. E dove? In cielo? No, più vicino. In soffitta. In soffitta? Sì, sopra la camera dove avete dormito. È nascosto là. Ma allora ha sentito tutto? Certo, e gli avrà fatto piacere. Non credo. Ma dunque è stato lui a fare scappare Bonafè? Eh sì, per vendicarsi. Di chi? Lo so io di chi. Ah! Eh già, ognuno qui fa il comodo suo adesso. Sono rimasto solo io a fare il mio dovere, solo io. Anarchia, anarchia completa. Guarda qua che roba, tutto rotto, tutto distrutto. Uno scappa, l'altro si nasconde. Tu pensi alle cutiche, e io? Ma sì, chi se ne frega. Primo! Dai, dai, spacchiamo, spacchiamo tutto. Tanto chi me lo fa fare, chi? Primo, c'è un treno che passa ogni giorno. Perché non torni a casa? Il treno, eh? Si capisce, il treno. Uno prende il treno e torna a casa. Sta lì, si nasconde e poi magari quando va a letto trova la mamma che gli dice Primuccio, buonanotte, e rimbocca le coperte. Sì, perché mia madre mi chiama ancora Primuccio, come quando ero un bambino. No, troppo comodo, troppo comodo. A che ora parte questo treno? Parte la mattina o il pomeriggio, o la notte. Già, partono, vanno, vengono, fanno quello che vogliono anche loro. Beh, addio. E grazie per le cutiche. Hanno riparato i binari a Civita Castellana. Si parte. Scusate, sapete se a Civita Castellana troverò un mezzo per arrivare al nord? E voi sapete niente, reverendo? No, non so. Devo raggiungere Cremona, torno a casa. Sì! Salute! Grazie. E sapete perché torno a casa? Perché sono stato fatto fesso da un... da un furbacchione che risponde al nome di professor Bonafè. Voi ne sapete niente? E voi? Non lo conoscete? No. No, no. Strano, lui dice che è conosciuto in tutta l'Italia. Permettete? Beh, non vorrete togliermi il conforto della preghiera. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Professor Bonafè, il carnevale è finito da un pezzo. Si torna indietro. Thank you.
Ehi, ferma, ferma! Non posso! Vai a Roma? Sì! E allora fermati! T'ho detto che non posso! Ti ordino di fermare! Ecco fatto! Te l'avevo detto che non potevo! Adesso mi hai fatto spegnere pure il motore! Scendete! Scendete tutti e spingete! Andiamo, salite, presto! Salite! Oh, mi sembra un piatto di fettuccine all'uovo. Ma quelle sono le uova mie. Sì, sì, voi ridete, ma io lavoro. Stasera chi li porta di soldi alla casa, lo Spirito Santo? Oh, scusate, reverendo. Bravi, bestemmiate pure. Non pensano più che agli interessi, al denaro. Sentami, scusi, questo chi è? San Damiano? No, no. Questa è la sacra effigie del beato Colasanti, un mio paesano. Questa statua l'ho fatta con le mie mani. La porto a Roma per farla consacrare. Scendete, c'è la salita. Avanti, svelti! Il motore non ce la fa più. Forza, forza! Salite! Aiutatemi! Scendete! C'è la discesa e i freni non ce la fanno più. Andiamo! Salite! Salite! Aspettatemi! Disgraziate, fermatevi! Disgraziate, fermatevi, aspettatemi, mi avete lasciato a terra! A Murini, fermatevi! Immaginate, mi lasciate a terra! Ne volete un pezzo? Ehi, tu! Ce n'è ancora per molto? Un minuto, graduato, sarà spaccato il giunto. Grazie. Siete lire. Aereo nemico in vista! A terra! Partiamo così! E che Dio ce la mandi buona! Ma che? Oh, che fa? Piange! Il beato Colasanti piange! Il beato Colasanti piange! Miracolo! 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 State calmi, rientratevi voi! Miracolo! Miracolo! È un miracolo! Andiamoci piano! Non si grida al miracolo così! No, perché la chiesa ci può lasciare coi piedi di piombo! Si deve accertare, fare le indagini, studiare il caso! È olio. Olio d'oliva. Di semi. Scalmignacco disgraziato! Andiamo, presto! Spingete, via, spingete, via! Spingete tutti, andiamo! Torno Donieri! Torno! I bambini! Dei bambini laggiù! Ma qualcheduno li vada a pigliare! A terra!
vedere prima che ritornino! Avanti, su, tutti a spicci! Andiamo, spicci, spicci! Spicci, forza! Spicciate tutti, tutti! Professore, fermatevi! Non fatemi sparare! Professore, non voglio sparare! Si fermi! Si fermi per carità! È un campo minato! Professore. Ah, grazie. Accidenti, umidità. A proposito, il vostro raffreddore, come va? Le dirò, mi sentirei benissimo se non fosse per questa gamba destra che non posso muovere. Vuoi vedere che scoppia pure un temporale adesso? No, sta sfogando laggiù, verso Roma. Passavano tutti, i soldati con gli scarponi, i carri armati, e con questo non c'era più nessuno, e il Cerovino ne ha raccolto. Ma quella non è la piccola lacra? Ma sì, è lei! Disgraziata, ti ho preso, eh! Ah, lasciami, mi fai male! Anche i morsi, dai! Ecco, con le buone maniere si ottiene tutto, no? Avanti, che vuoi? Cosa voglio? La divisa che mi hai rubato! Guarda questa quanto è bella! Ma questa non è la mia divisa! Ma è più bella della tua! Tiè, ci voglio rimette! Ti do pure il cappello con la gallina d'oro! L'aquila! E gli stivali! Ti piace, eh? Ma questa è una divisa da federale. Vabbè, non so se... non so se posso permettermi di indossare. Certo che può. La sua missione è compiuta e questo è il suo premio. Sì. E tu non ti compri niente? Guarda come sei vestito male. Per andare in galera va benissimo. Vuoi pure tu una divisa? Nera? O grigio verde? Ce n'ho anche una da generale, con la greca. Grazie. È strano, eh? Oggi le divise tutte le buttano e quello ne vuole una. Sì, è un ostinato. Ma... ciao! Brigade! Sì, signorina. Beh, in fondo ne ho diritto, no? Certo. Andiamo. E fa attenzione, no? Mm-hmm.
E su, muovetevi! Li ha visti? Che cosa? Sono americani. Beh, prigionieri. Prigionieri di guerra, fronte di Cassino. Ma è sicuro? Ma che altro potrebbero essere? Via, andiamo a muoversi. Via. Ma che fa? Ma che? Ma... Bisogna proprio che ricominci a esercitarmi in tedesco. Non capisco più una parola. Lo credo bene. Cantano in americano. Ma va. Ma allora Roma è piena di prigionieri americani. Tu vestito nero, fascista. Paesà? Sì, fascista. Subito! Ragazzi, pronti! Un momento, lasciatelo a me, ci penso io. Ecco, tenga! Via, via! Avanti! Via! Via! Le mani sulla testa! Avanti, sparate, facciamola finita. La tua morte non servirebbe a niente, è finita l'epoca della violenza. E le botte, e il sangue che mi cola dal naso, quelli sono peggio di noi. Non hanno picchiato te, ma la tua divisa. Sì, ma nella divisa c'ero io. Tu, presto. Che fai? Ma che fai? Ti vesto da borghese. Borghese? Sì, ti ci abituerai. Va. Sei libero, anche se la libertà non ti piace. Ehi, vai da! Mau! L'infinito.
ormai lo so a memoria.